Terza sconfitta consecutiva per la 3M Pallavolo Perugia e classifica che comincia a farsi preoccupante. Dopo i KO contro Moglie e Treville, il sestetto di Roberto Scaccia ha lasciato l'intera posta in palio anche alle cugine della New Font Mori Gubbio. Per l'occasione Scaccia ha optato per una formazione inedita, lasciando a riposo Mastroforti Barneschi, schierando testa secca opposta alla palleggiatrice Azzi, Bigini e Pero al centro, Rossi e Castelluccio a posto 4, Gradassi libero. La partita ha subito preso una piega negativa per le biancorosse. Nei primi due set Rossi e compagni sono riusciti a tenere testa alle avversarie solo nelle prime battute, poi Gubbio ha preso il largo e nel giro di poco ha siglato il doppio vantaggio. Nel terzo set Scaccia si è giocato la carta Fiorucci come opposto e la squadra ne ha beneficiato. D'improvviso le biancorosse hanno ritrovato gioco e stimoli, Gubbio è parso stanco e non ha potuto far altro che concedere il punto di una possibile rimonta. Possibile ma non reale, perché nel quarto parziale la gara ha riassunto nuovamente i connotati dell'equilibrio. Perugia ha condotto per lunghi tratti le operazioni, ma sul più bello Gubbio si è rifatta sotto e con Verdacchi ha chiuso la pratica, seppur nell'emozionante ping pong dei vantaggi. Una sconfitta che in casa biancorossa brucia e parecchio, soprattutto perché lancia dei segnali di riflessione in vista del futuro. La squadra deve ritrovare stimoli e forza caratteriale. Di questo passo la salvezza rischia di diventare un'impresa.